Il liceo Leonardo di Agrigento, presieduto da Patrizia Pilato, ha organizzato delle iniziative in occasione della imminente giornata internazionale dei diritti delle donne, l'8 marzo. Lande ha avuto il privilegio di essere stata invitata dalla preside del liceo scientifico Leonardo per dare un contributo a questo progetto che vede impegnato l'istituto in tutta la settimana fino all'8 marzo. E noi saremo qui presenti con la professoressa Francesca Patti, che fa parte del direttivo dell'Ande, la quale parlerà del contenuto del suo libro Lontane dalle procelle del mondo, quindi per iniziare un ragionamento, un discorso su come vivevano le donne a partire dal XVI secolo fino circa quasi al XX secolo. Poi da parte mia attualizzerò l'argomento cercando di catalogare o comunque ricordare tutte le conquiste femminili che sono state fatte molto lentamente fino ad arrivare nei secoli, fino ad arrivare quindi ad oggi. Siamo al secondo appuntamento della nostra settimana dedicata, come di consueto, ogni anno all'8 marzo, alla celebrazione della Giornata Internazionale della Donna. Siamo al secondo appuntamento di un ciclo di incontri che ha un fil rouge, che è il sostantivo guerra. Il sostantivo guerra che purtroppo negli anni ha accompagnato spesso la vita, e la parola delle donne. Guerra in senso lato e figurato. Abbiamo iniziato parlando di violenza, di atteggiamenti di violenza con il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Palermo. Abbiamo proseguito ieri attraverso l'incontro con la scrittrice Esther Rizzo, che ha parlato della storia delle donne nella Prima Guerra Mondiale, del valore aggiunto che le donne hanno dato alla Prima Guerra Mondiale, portando delle testimonianze importanti grazie alla collaborazione dell'Archivio di Stato per il tramite della sua direttrice, la dottoressa Florio. Oggi incontriamo le associazioni femminili della città, che sicuramente, come dire, hanno un ruolo fondamentale nella promozione della condizione femminile nel nostro territorio in particolare, e le incontriamo anche parlando di donne che sono state nel tempo internate, private della libertà, quindi hanno combattuto anche una sorta di guerra per la libertà, e così come parliamo anche di testimonianze di donne che invece ce l'hanno fatta anche in un periodo in cui una donna che si candidava a divenire imprenditrice, che metteva la sua creatività e il suo talento al servizio di un'impresa, era davvero una cosa straordinaria. Ricordiamo infatti oggi, ricorderemo la figura di Luisa Spagnoli. Proseguiremo poi giovedì incontrando l'assessore regionale alle politiche della famiglia, delle pari opportunità e del lavoro, alla quale i nostri ragazzi hanno una serie di proposte da consegnare, proprio perché vogliamo che la voce delle donne si faccia sentire anche nelle posizioni e nei ruoli decisionali della politica. Proseguiremo l'8 marzo incontrando la dottoressa Saieva per il progetto Prime Minister, sempre per l'impegno delle donne in politica, e concluderemo il 12 marzo ospitando Stefania Battistini, giornalista inviata del TG1, che ci parlerà appunto della sua testimonianza nei luoghi di guerra. Lei è stata un'inviata di punta del TG1 sia in Ucraina che purtroppo nel territorio israelo-palestinese, e quindi ci darà l'idea di quello che le donne possono fare in contesti terribili come quello delle guerre cui ho accennato. Quindi diciamo un calendario fitto di incontri che quest'anno chiaramente sono dedicati alle donne, ma sono dedicate alle studentesse e agli studenti per portarli a riflettere su questi temi.